Ed il fischio finale dell'arbitro Turchetti di Rieti sancisce la matematica qualificazione dell'Ossia Mare ai playoff. Gli allievi elite dell'Ossia Mare che conquistano questo meritato e grandissimo ingresso nella fase finale del titolo regionale, grazie al 6-2 contro il Football Club, in vantaggio di 6 punti sull'Urbe Tevere a 2 giornate dalla fine, e con gli scontri diretti a favore l'Ossia Mare festeggia matematicamente l'ingresso nei playoff. Grandissima Ossia Mare, grandissima la formazione di mister Padanella, condottiero di un gruppo eccezionale con Bomber Oliva, autore di una doppietta. Eccoli i ragazzi che festeggiano appunto sotto la tribuna dell'Anco Marzio. Festeggiano questo grandissimo risultato, veramente una stagione straordinaria per i ragazzi di Padanella, tutti bravi che sono riusciti a conquistare questa qualificazione ai playoff. Veramente grandi i ragazzi dell'Ossia Mare. Adesso sentiremo qualche emozione a caldo dei protagonisti. Partire dal mister Padanella e soprattutto dei ragazzi che adesso li vediamo festeggiare sotto la tribuna. Eccoli i ragazzi che si avvicinano. Complimenti ragazzi, venite qua. Venite qua ragazzi, facciamo una ripresa tutti insieme. Allora ragazzi, complimenti, matematica qualificazione ai playoff per gli allievi d'eccellenza dell'Ossia Mare. Facciamo uno zoom sui protagonisti, eccoli i nostri ragazzi dell'Ossia Mare. Allora ragazzi, veramente grandi complimenti per oggi, per la vittoria e per la qualificazione, un grandissimo risultato, una stagione straordinaria. Facciamo parlare il capitano. Capitano, allora, emozioni a caldo. Sentiamo il capitano che ci racconta questo momento, dai. Allora, anche se a inizio anno molti non pensavano bello che avremmo vinto, dentro di me lo sapevo, perché comunque con il campionato già gli anni prima contro sapevo il valore dei miei compagni di squadra ed ero sicuro che comunque noi avremmo potuto raggiungere questo obiettivo. Sono contentissimo, vi posso dire che siamo veramente una bella squadra. Senti, allora il primo... Capitano, adesso che sei tornato tra noi, un risultato importante, l'Ossia Mare che arriva alle finali, applausi a tutti, al mister, allo staff, a tutta l'Ossia Mare che comunque ha lavorato alla grande per poter raggiungere questo primo risultato, ma l'appetito che ha mangiando, no? Eh sì, diciamo che molto probabilmente abbiamo buone chance comunque di vincere queste finali. Sono sicuro, come ho detto, abbiamo una grande rosa, soprattutto queste finali sono dovute grazie al mister, soprattutto a lui, perché durante tutto l'anno ci è stato dietro, certo. Ci ha fatto migliorare molto, ci ha dato grandi insegnamenti, ma anche comunque Alfredo e Vincenzo, i nostri dirigenti, a Robertino e comunque il mister in seconda, anche se oggi non è qui presente, grazie anche a lui, perché se non ci fosse stato lui, probabilmente sarebbero stati molto più pesanti. Lui era quello che quando c'era una situazione, diciamo, c'era molto da ridere. Quindi allentava tensione anche in vista dei match molto importanti. Esatto. Un ringraziamento anche a Ottavio, il nostro preparatore atletico, che ci è stato dietro tutto l'anno,
e con la sua... Sentiamo il mister adesso, mister Patanella, dopo il bagno, ma meno male che mister, non ho mangiato. Mister, allora, complimenti, adesso grazie. Possiamo dirlo matematicamente, gli allievi ai playoff. Sì, sì. Un grandissimo risultato, tanti complimenti a te e soprattutto ai ragazzi che hanno fatto una grande stagione. Vanno a loro perché sono stati bravissimi. Cioè, questo è un momento che aspettavamo da tanto e siamo tutti molto 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 contenti. Io sono contentissimo per loro perché sono meglio. Senti mister, sappiamo che tu sei una persona molto pragmatica, molto razionale, ti basi giustamente sui risultati e su tutto quello che fa parte dell'aspetto sportivo, però una battuta adesso ce la puoi dire. L'appetito vi è mangiando? Se, questo sicuro al 100%, perché io non so il risultato della terza in classifica, della seconda che cosa abbia fatto, ma ci mancano due partite, cerchiamo di vincere tutte e due per arrivare ai secondi. E poi, anche se siamo terzi, siamo arrivati ai finali, giochiamo partita a scontro diretto, noi puntiamo a fare il massimo. Questa squadra ci ha sorpreso e speriamo che ci sorprenda ancora di più. Senti, bravi tutti, però... No, sono bravissimi tutti. Bisogna anche dire comunque... Se Oliva ha fatto 25 gol è perché la squadra è merito anche dei ragazzi, certamente, dei compagni che lo hanno servito adeguatamente, che lo hanno aiutato. E in special modo di quelli che giocano di meno, entrano dopo e fanno sempre una bellissima figura, questo è importante. E riserviamo anche due parole per lo staff. Certo. Per i dirigenti, per il preparatore atletico Ottavio Granato, per tutti coloro che lavorano per il bene dell'Ostia Mare. Ormai a questi livelli l'allenatore da solo può fare poco, quindi deve avere un ottimo preparatore, due ottimi dirigenti, un allenatore che diciamo fa il buono quando tu fai il cattivo e comunque è preparato, ed è Roberto Cusai quest'anno, ma soprattutto i dirigenti che sono due persone squisite, Vincenzo Casillo e Alfredo Merlino. Quindi signori miei, io sono contentissimo e speriamo di fare ancora meglio nel proseguo. Mister, allora grandissimi complimenti ancora per questo risultato. Grazie. E in bocca al lupo per le ultime due partite e faremo del tutto per portare ancora più in alto questa squadra e questa società. D'accordo, grazie mister. Prego.